Gli artisti del polistirolo ecologico si chiamano Diego Santangeli e Giacomo Bertozzini. Sono i due dipendenti della Poliplast che per 15 giorni hanno scolpito con la fesatrice una bici alta quasi 1,5 metri. Il materiale può essere riciclato. Le ruote presentano inserti in plexiglass bianco e rosso con l'incisione stilizzata della palla di pomodoro e la scritta We Pesaro. L'opera donata alla città in occasione della giornata mondiale della bicicletta e posizionate in Piazza della Libertà. Questa scultura è realizzata con i nostri macchinari ed è fatta con polistirolo non di origine dal petrolio ma da origine rinnovabili, da materie rinnovabili. E questa è la grande novità che ci permette di avere una produzione ecologicamente sostenibile. Ovviamente il prodotto che si ottiene, la molecola, è esattamente la stessa di quella che si ricava dal petrolio. E quindi diciamo il fine vita è esattamente uguale, il prodotto è esattamente uguale al polistirolo che tradizionalmente conosciamo e sappiamo. C'è un impegno costante per poter utilizzare a parità di prestazioni sempre meno materia prima e poter garantire quindi diciamo parità di prodotto con meno materia prima, meno consumo e meno richiesta di comunque materie prime rinnovabili e anche non rinnovabili. La bici sarà illuminata di notte con luci LED e secondo il vice sindaco Vimini e l'assessore Belloni potrà diventare un nuovo punto selfie per turisti durante la stagione, simboleggiando lo spirito green della città. È un'opera carina, simpatica e sicuramente magari anche i turisti, che ci auguriamo ricomincino a vivere la città, magari vengono qua, si fanno una foto dietro la bicicletta nella città che ha 90 e passa chilometri di ciclabile. È un segnale anche di vicinanza tra amministrazione e aziende del territorio. L'azienda che ha donato il prodotto ha sottolineato che l'opera resterà in piazza almeno fino alla termine dell'estate. Si pensa per il futuro alla realizzazione di opere simili da posizionare nelle rotonde in modo da ribadire ulteriormente l'identità di Pesaro. Poi l'assessore Belloni ha fatto un'osservazione sulla mobilità sostenibile, annunciando che dopo la flotta di monopattini elettrici a breve ci sarà anche l'arrivo di bici a pedalata assistita.